Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Strong men, strong destinies. Weak men, weak destinies. There is no other way. Los hombres fuertes, destinos hombres fuertes y débiles, destinos débiles, no hay otra manera. 强壮的男人，命运强；弱的男人，弱的命运，有没有其他办法？ Fortis fortunam, fortis infirmi fragilem rerum, sic non est alius. Cavaldonars, lotter, workmens, worklonars fiel under manier. Starke Männer, Schicksale, starke, schwache Männer, schwache Schicksale. Es gibt keinen anderen Weg. Homens fortes, destinos fortes, destinos fracos, não há outro caminho. Homme fort, destin fort, les hommes faibles, destin faible, il n'y a pas d'autre moyen. Uomini forti, uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Ti aspetto. Luciano, spogliati! Viene premiato dal direttore aggiunto e riceve per la seconda volta questo premio così prestigioso. Coach Ottomant, Spalletti. Aveva detto alla vigilia siamo pronti, ma mi sembra assolutamente no, e sia per quanto riguarda il risultato che la prestazione. Alcuni giocatori, faccio tranquillamente anche i nomi, Brozovic ed Albert Sodutti, in queste condizioni io non li farei giocare neanche a briscola al circo. Dici anche il nome e cognome, come ti chiami? Come? Andrea Antonietti? Dici anche il nome e cognome, perché così sanno e l'ha fatta, perché sennò da casa non sanno. Luciano Спалletти, главный тренер Зенита. Luciano, понятно, что эмоции сейчас бьют, и эмоции негативные. Я так понимаю, да, вот как раз показывают нам часы, но то есть основные претензии по поводу того, что было переиграно, да? Ma che emozione, ma che emozione, ma che cazzo dici, ma che emozione? Che quale emozione? 4 minuti di recupero, 30 secondi per la sostituzione, 4:30. No, ma fa le cose regolari, fanno le cose regolari, com'è la regola, e si va tutto a posto. La regola è regola, perché l'ha fatta durare 20 secondi di più?
perché gli fa piacere così. Per cui io l'ho già detto che a lui non gli sto simpatico e anche oggi l'ha fatto vedere. Ok, нет вопросов. Ну что сказать? Трудно, конечно. Mi ha colpito invece una frase che ha detto sull'ambiente che non aiuta la Roma. Ok, cominciamo bene. Mannaggia, chi ti ha mandato? Dimmi chi ti ha mandato, dimmi perché vieni. Sempre per... Che vuol dire ambiente? Cosa vuol dire? Vuoi ritornare a rifare la stessa manfrina? Qui non si può lavorare, lavora benissimo. Mamma mia. Scusi, no, sto facendo solo una domanda che non ho completato. Di evidenziare i gol che ha fatto Salah, Sharawi, Dzeko, che si è vinto 4-1, che è una roba impossibile. Quella... E che devono capire tutti, perché è lì il problema che si va sempre poi e siamo sempre gli stessi, perché non sono giornalisti, voi siete 3 o 4. E poi sì, si dice anche noi, perché è quello, insomma, ecco. Possiamo dire. Sono offesi. Cioè, se dice ecco le offese. No, non è un'offesa, però. No, è un'offesa. Ha detto. No, senza. Piove, poi piove, finisce che poi piove. No, davvero. Cioè, tu se lo dici, lo ridici, poi va a finire che ci indovini qualche volta. Se da 2 anni scrivi sempre la stessa cosa, ma non sarà mica qualità quella lì. E sparare nel mucchio, poi piano piano avviene. Quello che ha qualità dice, oh, domani l'altro alle 2 piove, e piove. Ma quello dice, oh, piove oggi, sole, piove domani, sole, piove, in fondo all'anno piove, no, sole, piove poi prossimo anno, e va a finire, in 2 anni piove. E qual è rassegnato sei tu? Se tu vuoi, no, fermo, rassegnato sei tu. Se tu vuoi, a me m'avanza roba per mettertela a disposizione. C'hai qualche problema? Allora, se hai qualche problema, vieni a parlare, io ti metto a disposizione quella che è la mia determinazione e il mio carattere, perché a me, per me, me ne avanza. Non ti vedo tranquillissimo, questo musino un po' bianchino, un po' smunto, secondo me tu c'hai qualche cosa che ti dà noia. Vieni a parlare, se ne parla, e te la metto a disposizione la risposta che tu cerchi. Dalle immagini lui è un po' arrabbiato, mi sembra, sì? È arrabbiato. Meno male non ha preso la direzione della panchina, perché grosso com'è poi... Cristian Panucci. Vabbè, abbiamo commentato, Luciano, io ti ho sempre elogiato, ma secondo me personalmente hai sbagliato a toglierlo, perché è un giocatore che sta lottando per la classifica canoniere, secondo me sul 4-1 è stata una forzatura poco corretta nei suoi confronti. No, poco corretta lo dici tu. Lo dico, sì, assolutamente. Ho capito, ma tu stai dicendo scorretta. Io ti posso dire che, essendo un centravanti, è l'unico che ho, mentre tutti ne hanno 2 o 3, e ora ho 3 partite fondamentali e vinco 4-1, posso fare ragionamento diverso, che senza di lui io non voglio giocare queste 2 o 3 partite. Scusa, che vuol dire scorretta? Se no ti posso dire che tu hai dei pensieri limitati da un punto di vista d'allenatore, perché poi le letture possono essere all'opposto di quello che tu pensi. Io non sono un portatore di verità, ti ho solo detto il mio pensiero. Ho capito, ma anch'io ti dico il mio pensiero. Tu mi hai detto che sono limitato, mi hai offeso. Tu hai dei pensieri limitati. Io ho detto solo poco corretto, tu mi hai detto limitato e mi hai offeso. Ma come? Dio buono, detto... mi dici che sono scorretto? No, ho detto, secondo me è stata poco corretta. E vuol dire scorretto, che sono scorretto? Mi è capitato, ti dico, per esperienza, di giocare con degli attaccanti che lottavano per la classifica canonieri e gli allenatori non l'hanno mai tolto. Ma ho capito, questo. Poi ma tu io dai la tua lettura, ma limitato io non sono, credimi, eh. Limitato ma io ho non capito, sono. Ma tu mi dici che ho avuto un comportamento scorretto? No, poco corretto, secondo me. Ma... Sul 4-1 tu lo togli uno e sta lottando. Ma poco corretto. Aspetta, chiedo luci in studio, perché ma se no non riesco a capire. Fra poco corretto e scorretto, che differenza c'è di lettura? Stato scorretto, ma non mi è mai capitato che un attaccante facesse gol, un allenatore l'avesse ho tolto. Ho capito, e io ti dico, io l'ho tolto perché domenica ho il derby, poi ho il Milan, poi ho la Juventus. Ho 3 partite così, io non posso giocare senza Dzeko, perché è l'unico centravanti che ho da tutto l'anno.
Ok, e se facciamo un quarto d'ora in più cosa cambia? Faccio questa. Ma la tua valutazione ci mancherebbe, la tua valutazione ci mancherebbe. Scusa, Dio santissimo, se no. Ma se siamo stati insieme 10 anni. Appunto! E cosa vuol dire? Non ti posso dire una cosa se la penso in modo diverso? Ma allora, se tu mi dici che sono scorretto, prima senti la mia opinione, prima mi dici, dimmi perché hai il totto, Geco, e io ti spiego la motivazione. Perché poi è lo stesso discorso per gli altri. Domenico ho tolto Manolas, Salah è un giocatore che mi serviva anche stasera, volevo togliere le punte, poi Emerson aveva cominciato a sentire un po' di fatica perché la prima partita che rifà l'ho dovuto sostituire, perché Paredes era mezzo e mezzo che aveva questa caviglia via, ho dovuto sostituire, se no toglievo Salah, toglievo Dzeko, toglievo Sharawi, toglievo quelli davanti perché ne ho pochi davanti e bisogna che faccia gol per vincere le partite. Il motivo perché l'ho tolto è questo, che vuol dire scorretto? Scusa, scorretto no. È una lettura personale in funzione di preservare. Chiudiamo il round anche perché il tempo è scaduto, mister. Sì, ed eccoci al nostro video sui pensieri. Diciamo che oggi parlo di una cosa di cui volevo parlare ieri, però per una questione di tempo non sono riuscito né a caricare il video né sono riuscito a dirla questa cosa nel commento, nel mio commento quotidiano, al report del maestro. E diciamo però, dico prima la cosa di cui volevo parlare oggi perché poi questa cosa si ricollega comunque a ciò che è avvenuto ieri. E today I would like to wish a very, 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 very happy 63 birthday to Luciano Spalletti, il nostro grande allenatore tecnico, il mio calcio Napoli, il Napoli Calcio, che compie appunto 63 anni. Però dicevo, parlo anche della cosa di ieri perché si ricollega, cioè ieri c'è stata ieri sera la partita Napoli-Milan, purtroppo finita, diciamo, abbiamo perso. Io sinceramente non avrei mai creduto, perché veramente abbiamo avuto tutta la settimana, siamo usciti da tutte le coppe, c'è rimasto solo il campionato, e abbiamo avuto tutta la settimana per preparare la partita. Il Milan invece ha giocato una partita di Coppa Italia in settimana, martedì, tra l'altro contro l'Inter, un derby di Coppa Italia, e appunto c'era anche per altre condizioni c'era tutto da aspettarsi, tranne che perdessimo la partita. Certo, non l'abbiamo persa chissà con quale risultato, perché abbiamo perso solo 1-0, però purtroppo abbiamo perso. Mi dispiace per tutta la festa che hanno fatto i tifosi fuori allo stadio, poi che hanno inseguito la squadra dietro al pullman, eccetera. Certamente saranno stati tremendamente delusi, almeno l'ho vista da casa la partita, quindi dal vivo sicuramente è stato più brutto provare tutte queste emozioni in negativo dal brutto, dal vivo, eccetera. Però appunto c'è una cosa curiosa, cioè che se il Napoli avesse avuto già 60 punti ieri, avrebbe vinto la partita, sarebbe andato a 63 punti, che sono praticamente gli anni che ha compiuto oggi l'allenatore. Quindi ci sarebbe stata questa coincidenza molto curiosa, simpatica, anche straordinaria. Ma anche se avessimo vinto, normalmente saremmo andati a 60 punti, che ci sarebbe stato comunque un 6,5, e le Spalletti allenatore appunto ha compiuto, cioè compie oggi, 63 anni. Però tutto questo non è avvenuto, quindi purtroppo diciamo, credo sia un compleanno amaro per lui. Certamente avrebbe desiderato la vittoria, ma purtroppo le cose sono andate così. Sono molto triste, purtroppo quando perde il Napoli è il mio amore, ma credo come un po' di tutti quelli napoletani, perché ciao, è un po' come tutti quelli napoletani, va, diciamo, sostanzialmente va giù, e quindi sì, non abbiamo voglia di fare altre cose. Il Napoli è talmente una cosa collegata a noi stessi che appunto poi la giornata, quando perde, la giornata successiva è sempre una giornata tragica. E infatti il popolo napoletano è appunto col calcio, insomma, lo vive in maniera veramente unica, questo c'è poco da dire, proprio a livello internazionale, a tutte le squadre di calcio del mondo. Tant'è vero che poi Maradona solo qua è venuto, diciamo, come a livello di squadra italiana, quindi questo discorso magari molte persone sanno che significa. E appunto mi dispiace molto per lui, compleanno veramente amaro per l'allenatore, il grande Luciano Spalletti. Forse all'inizio del video ho messo anche una frase storica che pronuncia lui, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli.
detto in tutte le lingue del mondo. Sì, anche un grande retore nelle conferenze stampa, ma comunque purtroppo è andata così. Poi confidavo ieri anche nel numero del Today's Numbers, però purtroppo non è stato indicativo per il risultato finale. Comunque io credo che il campionato possa ancora decidersi, perché cioè, praticamente si deciderà proprio alla fine, a maggio, perché siamo tutte le prime tre squadre, Inter, Milan e Napoli, sono vicine di tre, con pochi punti di distanza, e quindi è ancora tutto aperto, non è finita qui. Noi dobbiamo solo rimetterci in piedi subito, ecco, e cercare di vincere tutte le partite che sono 10 fino alla fine, ma ripeto, manca fino alla fine di maggio, mancano a noi c'è solo il campionato e da questo punto di vista potremmo farcela. Come ho ripetuto anche in altre occasioni, a Napoli non si vince lo scudetto da 32 anni, da ben 32 anni, negli ultimi 20 anni praticamente hanno vinto sempre Inter, Milan o Juventus. Credo che una squadra diversa, che lo vinca una squadra diversa, sia anche una grandissima cosa. A noi uno scudetto vale 10 scudetti, un'altra società, l'ultima società più o meno del sud che l'ha vinta è stata la Roma nel 2001, quindi dobbiamo cercare di vincerlo. Sì, sul resto non pensavo ad altro, poi se mi avessi altre cose in mente, come sempre scrivo in descrizione. Great day, a domani!